Pace a tutti e ben sintonizzati e connessi su Radio Messaggio Cristiano. Sta iniziando un'altra trasmissione che vi terrà compagnia con l'ascolto di cantici e delle letture tratte dalla Bibbia. Come sempre vi ricordo che questa trasmissione è presente sia via radio sulla nostra frequenza, ma anche su internet, basta cercare Radio Messaggio Cristiano e potrete seguire questa trasmissione sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Adesso, come sempre, iniziamo subito col primo cantico. Buon ascolto a tutti! Il suo titolo è La luce nella vallata. Si è acceso un fuoco bellissimo, da calore colora i prati e in fondo ai cuori illumina. Dagli altri campi intorno tutti si volgono là, perché un labirinto di paradiso scende fin dentro l'anima. Vola in alto dove Dio, dentro alla vallata la vita. Ti ritrovi come un tassello del grandioso mosaico che il Signore ha nella sua mente, e dove ha pensato pure te. Vola nell'infinito, nei campi della vallata, mille fiamme già spuntano, per dare luce ai prati intorno e mille rugiade brillano. E vola in alto dove Dio, e dona la ciò che lui ti chiede, ma tutto a lui e non pensare più a te, ma vola nell'infinito, ma tutto a lui senza misura, perché è proprio questo ciò che lui ti chiede, ma tutto a lui e non pensare più a te, ma vola nell'infinito. E dopo aver ascoltato La luce nella vallata, ascoltiamo Mentre porto in giro il cuore. Mentre porto in giro il cuore tra le storie di ogni giorno,
faccio parte del tuo sogno, lungo tutto il mio cammino, non mi lasci solo mai. Non ho paura, tu sei qui, accendi il cielo intorno a me. Poter volare, toccarti il cuore e poi tornare qua giù, a mani tese, donare amore, agli occhi stanchi che non sperano più. Vorrei due ali, poter volare, toccarti il cuore e poi tornare qua giù, a mani tese, donare amore, agli occhi stanchi che non sperano più. Vorrei due ali, poter volare, toccarti il cuore e poi tornare qua giù, a mani tese, donare amore, agli occhi stanchi che non sperano più. Vorrei due ali, poter volare, toccarti il cuore e poi tornare qua giù. Forza, la mia gioia in ogni istante mi risuona dentro al cuore. Gesù, faccio parte del tuo sogno, lungo tutto il mio cammino, non mi lasci solo mai. Non ho paura, tu sei poter volare, toccarti il cuore e poi tornare. E con questo cantico abbiamo capito che il Signore è sempre accanto a noi in qualsiasi attimo della nostra vita, mentre noi portiamo in giro il cuore. E adesso ascoltiamo un cantico che ci parla sempre di questo, dal titolo Provvidenza. Grazie perché sei sempre con noi, perché ogni istante t'abbiamo vicino. Grazie Signore, grazie perché ti curi di noi e non ci lasci da soli mai. L'esistenza, questa vita, ogni cosa dipendono da noi, però ogni giorno cantiamo il tuo amore che è accanto a noi. Grazie Signore, grazie perché sei sempre con noi e ci conduci lasciandoci liberi. Noi ti riconosciamo, tu sei presente, sei tu in tutto quello che accade e che c'è. Tu trasformi ogni sofferenza in grazia.
ci fa sentire. Adesso è in onda, sarà lì. Sarà lì, quando brami di piacere il tuo Signore, ubbidendo solo alla voce sua. Quando prendi la tua gioia nel tuo Dio, Gesù sarà con te. Sarà lì, quando parli alle genti nel suo nome, annunciando a questo mondo la salvezza, anche quando non ti ascoltano e tu insisti. Sarà lì,
quando segui la sua strada e non ti fermi e rimani al tuo posto e non ti arrendi, non ti lasci andare quando tutto è buio intorno a te e non ti sgomenti, sarai lì pronto a benedirti quando in lui confidi e gli lasci il primo posto nella vita. Gesù sarà con te se tu con lui sarai. Quando versi le tue lacrime lo invochi e gli chiedi di cambiare la tua vita, non ti senti arrivato, anzi indietro, Gesù sarà con te. Sarà lì quando tu gli sei fedele nelle prove, quando non si spegne il fuoco nel tuo cuore e passando il tempo ancora tu l'aspetti, sarà lì, sarà lì quando segui la sua strada e non ti fermi e rimani al tuo posto e non ti arrendi. Non ti lasci andare quando tutto è buio intorno a te e non ti sgomenti. Sarà lì, pronto a benedirti quando in lui confidi e gli lasci il primo posto nella vita. Gesù sarà con te se tu il Salmo 27 ci dice: l'Eterno è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? L'Eterno è la roccaforte della mia vita, di chi avrò paura? Quando i malvagi, i miei nemici ed avversari mi hanno assalito per divorare la mia carne, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Anche se si accampasse un esercito contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Anche se scoppiasse una guerra contro di me, anche allora avrei fiducia. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco, di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio. Perché nel giorno dell'avversità egli mi nasconderà nella sua tenda, mi occulterà nel luogo segreto della sua dimora, mi leverà in alto sopra una roccia. E ora il mio capo si innalzerà sui miei nemici che mi accerchiano, e offrirò nella sua dimora sacrifici con grida di giubilo, canterò e celebrerò le lodi dell'Eterno. O Eterno, ascolta la mia voce, quando grido a te, abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia, cerco la tua faccia, o Eterno, non nascondermi il tuo volto. Non rigettare con ira il tuo servo, tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi e non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. Anche se mio padre e mia madre mi avessero abbandonato, l'Eterno mi accoglierebbe.
O Eterno, insegnami la tua via e guidami per un sentiero piano a causa dei miei nemici. Non abbandonarmi alle voglie dei miei nemici, perché sono sorti contro di me falsi testimoni, gente che spira violenza. Oh, se non fossi stato certo di vedere la bontà dell'Eterno nella terra dei viventi. Spera fermamente nell'Eterno, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore, spera fermamente nell'Eterno. Stiamo assieme ascoltando Non avere paura.
ci è creduto quello che abbiamo annunziato, e che è stato dato il braccio di Dio, è venuto fra noi come una radice che spunta da un arido suolo. Non aveva bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farci desiderare. Disprezzato dagli uomini, abbandonato, uomo di dolore Gesù. Ma noi non ne facemmo stima e non capimmo che egli moriva per noi. Erano le nostre iniquità che lo uccidevano in croce. Perché il Dio tanto ha amato il mondo che ha dato il suo unico figlio Gesù, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Come pecore, ognuno seguiva la sua via, ma l'Eterno ha fatto cadere su lui la condanna di tutti noi. Maltrattato io a se stesso e muto gli fu davanti ai suoi assassini. Ma chi riflette che moriva per noi, straziato e trafitto in croce? Infatti il Signore ha mostrato il suo amore mandando Gesù sulla terra, il suo unico figlio, a morire sulla croce, e così chiunque crede in lui non perisce ma ha vita eterna. Infatti adesso abbiamo ascoltato il cantico dal titolo Isaia 53 e adesso ascoltiamo Tu non passare. Forte, nuova sorte, cuore che batte forte, non c'è morte, tu che trasformi in vino la mia coppa piena di pianto, tu che mi inebri fino a sgorgare incanto. È ritornato il tempo, l'orizzonte, è ritornato il tempo della danza, il carro dei miei dolori s'allontana oltre la collina, i giorni nemici sfilano e vanno via. Luce chiara nel cuore spento, tu nell'anima l'alimento delle mie membra, dicevi sembra, ma d'intorno c'è solo l'ombra, perché un'altra è la verità. Batti le mani e danza, questo è il tempo, batti le mani e danza, è il momento. Il carro dei miei dolori è passato oltre la collina, i giorni nemici sfilano e vanno via. Tu no, tu no, tu no, tu non passare. Quando c'era il male c'era il tuo amore, io ti parlavo e tu c'eri tu soltanto.
vento, tu solo nel mio tormento, c'è chiaro nel cuore spento, tu nell'anima l'alimento delle mie membre, dicevi sempre, ma d'intorno c'è solo un'ombra, perché un'altra è la verità. Abbiamo ascoltato Tu non passare e adesso vogliamo insieme dedicare un cantico al Signore dal titolo Per te. Questi occhi pieni di dolore.
coraggio, il mio cuore ti sorprenderai. Non c'è amore più bello, né pace più grande in cui ti immergerai. Stiamo seguendo Corri mio cuore. Infatti sta scritto nella Bibbia che in cielo c'è più festa per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti. E il Signore, come abbiamo capito anche col cantico di prima, lascia le 99 pecore sulla collina per andare a cercare quell'una dispersa. Lasciati portare, le sue braccia di padre ti stringono forte, lasciati cullare. Abbiamo ascoltato, come già annunciato, Corri mio cuore. E per chiunque non si sentisse degno, magari si sente in colpa e non sa cosa fare per cominciare una nuova vita, per appunto rinascere di nuovo, il Signore ci ammaestra del continuo e lo fa ogni giorno. Infatti sulla nostra pagina Facebook potete seguire ogni sera il versetto del calendario accompagnato da un breve commento del fratello Nino. E vi ricordo che questi versetti sono stati sorteggiati con preghiera tempo prima. Ma il Signore ci ammaestra anche più volte durante la settimana e lo fa ogni martedì e venerdì sera attraverso i culti e anche la domenica mattina con la diretta delle 10:15. E siccome ormai quasi tutti sappiamo che Gesù, come è venuto una prima volta, deve venire una seconda volta per regnare 1000 anni sulla terra, potete leggere sulla nostra pagina Facebook la lettera universale.
e può leggerla qualsiasi credente di qualsiasi denominazione, che appunto ci avverte e ci aiuta appunto a capire meglio cos'è questo millennio. Ci parla anche del nostro pastore, del fratello Nino e della sua chiamata da parte del Signore. E per qualsiasi informazione o se volete appunto parlare col pastore, potete chiamarci a questo numero 349 64 11 232. Oppure se volete potete anche scriverci via email a pastore@rmcr.it. Desidero venire presso questo altare dove brucia un fuoco sacro e splende una luce inaccessibile, dove sale un profumo, una fragranza di grazia ed il sangue del sacrificio mi rivela il Calvario. Prima che il vento del giorno spiri e le ombre fuggano, io me ne andrò al monte della mirra, al colle dell'incenso, dove la rosa di Sharon ed il giglio delle valli e fondono nel mio cuore un dolce amore. E lì contemplare il tuo volto coronato di spine, le tue mani forate da quei chiodi che ti hanno offeso. E poi toccare con i miei occhi quanto infame è stata la croce. Hai prestato il tuo dorso ai flagelli ed il tuo volto agli sputi. Ma sei stato col ricco nel sepolcro perché la tua anima innocente non poteva essere trattenuta nei legami della morte ed hai lasciato una tomba vuota. Ora al cielo sei salito perché sei il Signore, il Re Gesù. Perché sei Re Gesù. Sei il Re Gesù, io qui adoro te. Tu sei il Re Gesù, beato il Dio lassù. Io qui adorerò solo te. Gesù, io qui adoro te. Tu sei il Re Gesù, beato il Dio lassù. Io qui adorerò solo.
Abbiamo ascoltato Pensando a te e adesso continuiamo con un altro cantico. E come il Signore ha amato noi, noi dobbiamo amare il nostro prossimo, infatti è il suo comandamento di amarlo come noi stessi. E Gesù un giorno disse: vi do un nuovo comandamento, amatevi come io ho amato voi. E noi vogliamo essere di luce, di testimonianza per questo mondo che aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Oltre quelle montagne è proprio il titolo del cantico già in onda. Nel dipinto dietro a te, ma quante anime nel mondo che non sanno della tua verità, Signore. Mani da che non sa.
Adesso ascoltiamo Alleanza. Dopo aver ascoltato Alleanza, seguiamo insieme Ma ti amerò di più. Yeah.
Prima di continuare la trasmissione con l'ascolto di altri cantici, vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Messaggio Cristiano e che questa trasmissione è presente oltre via radio anche sulla nostra pagina Facebook ed il nostro canale YouTube e che quindi i cantici che ascoltate in queste trasmissioni che vanno pure su internet possono essere richiesti al numero 349 64 11 232 oppure via mail a pastore@rmcr.it e potete richiedere sia questi cantici ma anche dei passi tratti dalla Bibbia e andranno in onda durante la trasmissione delle richieste che precede la diretta della domenica delle 10:15. Mostró.
vivo così i miei giorni, vivo così la mia vita, bramando di cammini. Stiamo seguendo Gesù ti ama. Signora con Cristo Gesù, e son felice così, felice ogni giorno qua giù. Gesù. Non pianger più amico mio, no, no, non piangere più, lascia il dolore che ti opprime il cuore e Cristo ti consolerà. Gesù ti ama, egli ti vuole salvare dal tuo peccato e del tuo triste passato, tu più non ricorderai. Vivrai così i tuoi giorni, vivrai così la tua vita, bramando di camminare di più, ogni ora con Cristo Gesù. Sarai felice così, felice ogni giorno qua giù, bramando di camminare di più, ogni ora con Cristo Gesù. Il Signore ama tutti e non vuole che alcuno si perda. Infatti il Signore è buono, ma è anche fuoco consumante e ci avverte prima che sia troppo tardi. E il suo sogno è quello che ognuno di noi si ravveda per vivere insieme a Lui per tutta l'eternità. Infatti adesso ascoltiamo il cantico dal titolo Il sogno di Dio, tratto dalla parabola del figlio il prodigo. Ho sognato che tu ritornavi
libertà. Torna Israele, torna, popolo mio. Tu mi sarai figlio e padre, sarò per te. Dobbiamo sforzarci a non sbagliare e di tornare a Lui, e allora vogliamo chiedergli di guidarci tutti i giorni della nostra vita, e lo facciamo per l'appunto adesso col cantico Guidami. Passano gli anni anche per me, quanti sono passati già da quel giorno che, Signore, io ti ho incontrato. Penso alla strada che ho percorso insieme a te, penso alla mano tua che ha guidato i passi miei. Quante gioie e felicità, quante prove e difficoltà, spesse volte nella distretta, ma la tua mano mi ha sorretto. Ora guardandomi indietro io posso dire solo che sol per il tuo amore, oh Dio, sono arrivato qua. Guidami, Signore, tutti i giorni miei, perché io ti sia fedele ed un posto sia nel cielo che per me. Passano gli anni ed altri un po' passeranno su di me, presto vecchio diventerò alla fine dei giorni miei. Ma quale gioia sarà in me concludere la vita mia col Signore a me vicino, nella morte e nell'eternità. Guidami, Signore, tutti i giorni. Sia nel cielo che per me. Guidami, Signore, tutti i giorni miei, perché io ti sia fedele ed un posto sia nel cielo anche per me. Ed un posto sia nel cielo anche per me. Adesso seguiamo assieme l'ultimo cantico dal titolo Dio dammi il tuo spirito, sul quale vi saluto, pace a tutti e alla prossima volta. Dio dammi il tuo spirito, ho bisogno di te per riempire il mio cuore.